Buongiorno, sono qui con Alessandro Solbiati e con alcuni amici e ospiti per parlare del suo terzo lavoro di teatro musicale che si intitola Il Suono Giallo, che andò in scena al Teatro Comunale di Bologna esattamente 5 anni fa, nel giugno del 2015. Abbiamo detto che nelle due precedenti trasmissioni che abbiamo fatto, con Alessandro si parlava del fatto che il suo approdo al teatro musicale è piuttosto tardivo perché i primi lavori risalgono agli anni 80, il suo debutto teatrale invece è il 2009. E nella presentazione del Suono Giallo, Alessandro Solbiati aveva scritto che questo approdo al teatro si deve a due cose. Da una parte, sto leggendo, la mia musica era divenuta consapevolmente sempre più narrativa. In secondo luogo, mi sembrava giunto il momento di esprimere in tutta umiltà, ma anche con piena coscienza, una mia visione del mondo. Allora, vorrei che tu, appunto, ci dicessi qualcosa a riguardo di questo rapporto, di questi due concetti che tu metti insieme molto l'uno con l'altro, che sono quello della narratività da un lato e quello dell'astrazione dall'altro. Anche perché appunto il suono giallo non è esattamente quel tipo di opera che ha una storia nel senso narrativo, quantomeno nel senso tradizionale della narratività. E quindi ti inviterei a introdurre il discorso sul suono giallo partendo da questi due aspetti. Va bene, intanto buongiorno a tutti, grazie Enrico della domanda. Allora, per narratività musicale deve essere chiaro che io non intendo narratività, come dire, narratività extramusicale. Intendo che a mano nel corso degli anni ho sempre più creduto nella evidenza, nella chiarezza del gesto musicale e della figura musicale e dei percorsi della figura musicale, cioè della direzionalità della figura musicale, cioè e quindi l'evoluzione, il tendere verso della figura musicale diventa una forma di narratività all'interno della musica, non fuori dalla musica. E questo è stato sempre più forte nella mia vita. Dall'altra parte, appunto, ad un certo punto, e la cosa si riferisce a Leggenda, in realtà, che è stato il primo progetto teatrale e la seconda opera messa in scena, viceversa. Cosa voleva dire un po' ampollosamente visione del mondo? Beh, insomma, la leggenda del grande inquisitore contiene queste tematiche potentissime, si parla della libertà dell'uomo, si parla del controllo delle coscienze da parte del potere, si parla del rapporto con la trascendenza, una serie di cose, soprattutto il controllo delle coscienze, che in quegli anni mi sembrava un forte problema in Italia e nel mondo, anche oggi, tra l'altro. E allora avevo deciso di non di fare teatro musicale, ma di mettere in scena esattamente leggenda. Una volta andato in scena Leggenda, mi sono reso conto che l'evidenza della mia narratività, in questo caso anche rispetto a un arco narrativo reale, cioè una vicenda, quella che c'è in scena, era arrivata a quello che secondo me erano poi i miei limiti di chiarezza, cioè oltre mi sarebbe sembrata spudoratezza. E allora ho pensato di voler fare un teatro successivo che invece, come dire, indagasse delle regioni molto più astratte del teatro musicale. Volevo rinunciare a un arco narrativo, intendo extra musicale, cioè a una vicenda esplicita, per indagare come costruire scena, come costruire opera, malgrado il testo non contenesse una vicenda precisa. A quel punto, un mio vecchissimo amore sono le composizioni sceniche di Kandinsky. Ha lavorato moltissimo sulla nozione di opera d'arte totale, cioè di un'opera d'arte che riunisse in sé tutte le componenti di luce, movimento, canto, suono, testo, insomma, tutte le componenti, culminando nella danza, ma ne parleremo. Le sue esemplificazioni sono di fatto le composizioni sceniche, la più bella è la chiusura del suono giallo. Per dirne due parole, il suono giallo è un lavoro teatrale, strutturato in prologo, sei quadri e epilogo, quindi totalmente strutturato, ma che non contiene fondamentalmente un testo, cioè il suono giallo è un seguito enorme di indicazioni sceniche di luce, colore, movimento. Al centro ci sono questi cinque giganti che sono delle creature un po' misteriose. Cosa vuol dire gigante? Sono esseri umani oppure no? Probabilmente no. Quindi è tutto, come dire, fortemente misterioso. Il testo sono due brevissimi testi poetici, uno nel prologo e uno nel secondo quadro.
E quindi quanto di meglio ci poteva essere per ricercare una narratività all'interno di una strazione molto più forte. Non so se vuoi che mi fermi qui o posso andare. Sì, io passerei adesso anche a presentare i nostri ospiti. Il primo è Nicola Sani, che all'epoca della prima rappresentazione del Suono Giallo, come dicevamo, benvenuto Nicola, che come dicevamo nel giugno del 2015 era sovrintendente e direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna. Alessandro, tutti i compositori sanno che avere un appoggio, avere un direttore artistico che crede in un progetto nuovo è una condizione fondamentale per la riuscita dello stesso. Ma Nicola è famoso anche come compositore e quindi è anche stato un collega che ha sostenuto, appoggiato, voluto il progetto di un collega. Come nacque dal tuo punto di vista, Nicola, il progetto del Suono Giallo? Buonasera intanto a te, Enrico, e a tutti gli ospiti di oggi. Un saluto carissimo a Alessandro Solbiati, che mi fa molto piacere ritrovare in questa occasione, e a tutti i nostri telespettatori. Il suono di Alessandro è stata un'esperienza molto felice, nella quale io ho creduto e continuo a credere, perché è un'opera che viaggia e viaggerà nel tempo, grazie anche a questo bellissimo lavoro, la realizzazione video su DVD che di Francesco Leprino per Emma Vinci, di cui poi parleremo naturalmente in maniera più dettagliata. Però la tua domanda, Enrico, mi dà il destro per dire che appunto il progetto di Alessandro, la produzione di Alessandro, non è stato un episodio isolato, è stato, diciamo, un progetto al centro di una temperie molto, diciamo, importante dedicata al teatro musicale contemporaneo, che nel periodo in cui sono stato in particolare prima direttore artistico, poi sovrintendente e direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna, si è, diciamo, sviluppata nella città, nel capoluogo dell'Emilia-Romagna. E mi fa piacere con l'occasione proprio per vedere come questo progetto si è inserito all'interno di un percorso dedicato all'opera contemporanea, ricordarli, i titoli principali sono stati Jacob Lenz di Wolfgang Grimm, il Divorzio all'italiana di Giorgio Battistelli, Laborintus di Luciano Berio, il Venetian Journal, il Don Pellinplin di Bruno Maderna, la Cassandra di Michel Jarrel, un'altra produzione di un autore italiano contemporaneo, Qui non c'è perché, realizzato appunto, commissionato e realizzato da noi, il Vangelo opera contemporanea di Bono con Enzo Avitabile, Luigi Mieta editrici di Sciarrino, Medea Materiale di Pascal Dusafin, Sony Konchowski 2.0 di Casale e il Craner di Annis Xenakis. Molte di queste, a cominciare da Craner, anche in prima italiana, quella di Alessandro, una prima assoluta. Nel breve periodo che sono stato direttore artistico all'Opera di Roma, avevo precedentemente realizzato la produzione della pietra di Astro di Guarnieri, del Poma Carlo di Ligeti, in una produzione bellissima con la Flora del Baus, il Renudo di Luca Luplani, Peter Greenaway con Goran Bregovic, e il Viaggio a fine del millennio di Joseph Badanash sul testo famosissimo di Yoshua. Dunque, per dire quindi che questo progetto nasce all'interno di un'idea di proposta teatro musicale contemporaneo nelle fondazioni liriche italiane, che è stata una proposta portata avanti con molta determinazione, nella quale si è potuta ben inserire questa proposta di Alessandro. A mio avviso questo progetto nasce da un'idea che va oltre il teatro musicale tradizionale, cioè si pone dei problemi assolutamente innovativi di portare il teatro in una dimensione assolutamente rapporto con una letteratura che però è anche segno, e quindi un rapporto col palcoscenico che trascende il concetto di teatro musicale tradizionale e lo reinventa completamente. A mio avviso questo di Alessandro
ma è anche stato festeggiato dalla critica nazionale, perché ricordo è stato premio Abbiati quell'anno, nel 2015, come novità per l'Italia. È un'opera straordinaria in cui Alessandro forse realizza una summa linguistica straordinaria, perché realizza quell'astrazione che aveva caratterizzato il suo approccio con la musica pura, diciamo così, con una dimensione teatrale di non teatro, così come è stato per esempio per Schoenberg di Ulrike Hand, o in maniera molto più il però da questo sicuramente parte, perché il suono giallo ha una dimensione fondamentalmente corale, quindi questa specie di rapporto con un'umanità diciamo trasfigurata, che fa di questo teatro musicale un'opera veramente diciamo innovativa, e che porta avanti tutti i parametri di cui oggi il teatro musicale. Quindi ho trovato in quest'opera di Alessandro un approccio intermediale, che è subito raccolto da Francesco Riprino, sviluppando poi un'opera che ha una dimensione anche video, questo non necessariamente avendo usato il video in scena, ma che da questo può poi proseguire attraverso una successiva migrazione. Devo dire che il lavoro scenico di Franco Riprino e di Gianni De Sì, che devo dire si è posto nella difficile problematica di creare una scena per questa musica, è stato un lavoro eccellente, perché non è stata una mimica, pericolo rosso per un'opera di questo genere, non è stata una mimica di Kandinsky, del segno kandinskiano, ma è stata una lettura ulteriore, veramente autonoma e originale. Dunque, hai già sottolineato la dimensione corale del lavoro. È il primo dei quattro ascolti dei quattro segmenti di video che vedremo, è proprio relativa a un passo che viene dal prologo del suono giallo, nel quale appunto potremmo farci molto bene un'idea del peso della scrittura corale di Alessandro Solbiati, c'era già in leggenda peraltro, ma che ritroviamo se possibile potenziato nel suono giallo. Prima di vedere questo frammento, vorrei però rivolgere un'altra domanda ad Alessandro, perché se non ho capito male, il cuore di questo lavoro è una creazione sul tema della creazione, quindi è come dire un progetto artistico al quadrato, e del resto sicuramente non è un caso che Kandinsky avesse denominato composizioni sceniche i suoi lavori che aveva scritto tra il 1909 e il 1914, parliamo del suono giallo, del suono verde, del suono bianco e nero e del suono verde. E mentre invece in più occasioni Alessandro ha sottolineato che più che un'opera, il suo teatro musicale potrebbe essere definito una sinfonia scenica. Ora, composizione scenica da un lato, sinfonia scenica dall'altra, mi sembra che stiamo parlando comunque di due progetti, magari anche utopistici per certi versi, ma che sono due forme moderne, una del Novecento, una dei nostri anni 2000, nella quale continua però quella grande utopia wagneriana del Gesamtkunstwerk, cioè dell'idea di mettere insieme un po' tutte le arti in un modo tale che l'una comunichi con l'altra. Cosa ci dice Alessandro a questo riguardo? Allora, una volta lanciato il progetto a Nicola e a tutto il teatro, per anche il Fulvio Macciardi, che aiuta moltissimo, tutto il teatro aiuta moltissimo, e visto l'entusiasmo con cui era stata accolta, mi sono accorto poi di una sorta di incubo personale, che però avevo proposto di fare un'opera attorno a un testo e non avere un testo. Cioè il testo globalmente per un'opera che doveva essere di 80 minuti e sono 15 versi, se non mi sbaglio, una cosa di questo genere. Evidentemente si richiedeva qualche cosa, non solo. Le indicazioni sceniche che dà Kandinsky, sceniche di colori, di movimenti, eccetera, eccetera, sono una valanga, troppe, sicuramente troppe. Quindi andava fatta una scelta. Leggendo e rileggendo, mi sono reso conto che era possibile recuperare un filo, una direzione, un'unica, come dire, un filo conduttore che mi permetteva di dare unità al tutto. E se vuoi,
è un filo conduttore che mi è molto caro, cioè un percorso dall'informe al formato, dal buio alla luce, dal caos all'ordine, se vogliamo. C'è questo prologo, il nulla in scena, dice lui, adesso non ne faccio il riassunto perché sarebbe troppo lungo, c'è un primo momento di comparsa di questi giganti che sono quasi vegetali minerali, cioè sono molto informi. Poi c'è un primo slancio, succede una certa cosa molto forte nel secondo quadro, che piomba nel nero, nella negatività nel terzo, poi a poco, attraverso un quarto quadro, soprattutto si culmina in un quinto, dove si raggiunge qualche cosa prende forma e sarà la danza, e da lì i cinque giganti si fondono in un'unica creatura che si leva verso la luce e si finisce un epilogo molto luminoso. Tutto questo mi dava un filo direzionale che andava bene per la sinfonia, per una sinfonia se vogliamo, cioè per la musica, ma mancava ancora di testo, mancava di un movente testuale utilizzabile. A quel punto io ero abbastanza disperato, cercai in tutti i testi di Kandinsky, lessi e rilessi, fino a quando ho trovato un appunto manoscritto messo a fianco di un suo saggio che si chiama Al di là del muro, ma manoscritto ma poi da lui espunto, cioè non pubblicato da lui, pubblicato solo per Omnia, molto Omnia, diciamo, in cui lui parla della parabola della creatività, che cosa succede nel creatore, non per forza musicista, poi Kandinsky era un pittore, ma insomma appunto si parlava di arte tout court, e qual è il percorso verso la creatività? Ed è una partenza da un nulla, però pieno di potenzialità, da un silenzio, da un vuoto che è potenzialmente ricco, che individua un centro di interesse creativo, cerca di afferrarlo subito con le mani, ma, e quindi questo si sgretola. E allora si piomba in un vuoto che questa volta è il vuoto della disperazione. Poi lentamente, viceversa, si individua la direzione e con un lento lavoro si giunge, sarebbe anche una bella riga da leggere sua, tutto converge e coagula nell'opera. Se ci pensi, i due percorsi che ho detto, quello precedente da me individuato nell'indicazione del suono giallo e questo secondo testo, sono totalmente parallele. Dalla fusione di questi due testi in modi molto complessi nasce la mia narratività scenica, molto corale, perché c'è molto coro, che dà corpo, e quindi il suono giallo diventa la messa in scena attraverso il simbolo delle indicazioni sceniche del suono giallo e attraverso il secondo testo, la messa in scena del percorso stesso della creatività. Dunque, allora direi che è un buon momento questo per ascoltare questo primo segmento, che ripeto è la parte conclusiva del prologo e che vede impegnato appunto il coro. Poi del coro, della sua funzionalità, del rapporto che c'è tra un coro grande e un coro piccolo, l'insieme dei solisti, parleremo poi anche con altri ospiti, avete già visto i nomi, parleremo con Laura Catrani, che era stata un'interprete del suono giallo, parleremo con Francesco Leprino, che ha realizzato appunto il video da cui sono anche tratti questi segmenti che adesso stiamo per vedere, e poi naturalmente con Marco Angius, il direttore d'orchestra, che ha avuto il non facile compito di mettere insieme tutte queste componenti in modo organico e raggiungendo quell'ordine che appunto era uno degli obiettivi, come ci ha detto Alessandro, del suo progetto artistico. Bene, ascoltiamo questa parte di prologo.
Ma in questo passo c'è un segno proprio di scrittura molto, molto netto. Allo stesso tempo, però, mi vengono in mente alcuni autori che hanno avuto una scrittura corale importante anche nel nostro panorama italiano. Penso a Nono, penso a Manzoni, penso a Berio. Ecco, Marco Angius è un direttore d'orchestra espertissimo che conosce dal di dentro, possiamo dire, il linguaggio musicale di tantissimi autori della nostra contemporaneità. E benvenuto Marco, ti pregherei di dire, di precisare quali sono gli elementi di continuità e gli elementi di originalità che tu vedi nella scrittura musicale di Alessandro Solbiati. Un po' sono quelli che hai sottolineato, c'è cioè questa sorta di continuità con una, come dire, con l'espressionismo particolare. Forse a livello di scrittura, forse Rim potrebbe essere il compositore che in questo momento, anche come generazione, si trova abbastanza assimilabile a questa scrittura post-espressionista. D'altra parte, così, diciamo, il clima espressionista si respira già nell'opera appunto già nell'opera di Kandinsky, che prima Nicola Sani ha citato La mano felice di Schoenberg. Sono due lavori quasi accomunabili che nascono negli stessi anni. E in qualche modo la grande sfida di Solbiati è quella di scrivere un'opera che non ha una trama, che non ha un protagonista, quindi un'antiopera, diciamo. È giusto riferirsi alla cantata scenica, perché in qualche modo il coro, poi tra l'altro i cori sono due, come diceva anche Girardi prima, c'è un coro grande che canta sempre, canta in tutte le scene, e c'è un coro piccolo che invece canta soltanto in due scene, nella seconda e nella quinta, e ha un ruolo più dinamico, più ritmico, più collegato alla danza, appunto. La scrittura invece orchestrale di Solbiati è una scrittura molto, come avete sentito, molto nitida, molto limpida. Che ha un suo stile, diciamo, ecco, anche se Solbiati in gioventù ha avuto dei punti di riferimento importanti, mi sembra che poi direi proprio la calligrafia, la scrittura del compositore è molto nitida, è molto delineata, è molto trasparente anche, sia nell'orchestrazione sia nelle idee. E in qualche modo il passaggio dalla scrittura orchestrale alla dimensione drammaturgica, anche se è stata relativamente distillata, relativamente tardiva, però ecco, direi che questo il tessuto, anche la sostanza della musica di Solbiati è molto vicina a una dimensione di drammaturgia. In questa occasione il coro era in platea, il coro grande. E quindi l'orchestra era in buca, il coro grande era nelle prime file della platea e i cinque giganti, che sono i protagonisti che si muovono e si muovevano appunto all'interno della platea, quindi c'era una divisione tra spazio scenico e spazio, diciamo, del teatro stesso che veniva occupato. È strano che mi era già capitato questa dimensione. Anche con Jacob Lenz, dove Brockhaus aveva fatto cantare una parte dei cantanti nella platea. È strano che nelle opere che ho fatto a Bologna il coro non è mai in scena, ma è sempre nella platea. È una strana coincidenza. E comunque nell'opera contemporanea in generale, nella drammaturgia contemporanea, nel teatro musicale, diciamo, c'è molta sperimentazione anche in questo senso. Ecco, le sorgenti sonore non sono mai dislocate soltanto sul palcoscenico. Questo era anche un altro aspetto molto interessante. Molto chiaro. E,
un'altra interprete che è abituata a passare da un tipo di scrittura all'altro, naturalmente come cantante, è Laura Catrani, che nel quintetto delle voci che prendevano parte al Suono Giallo era presente come mezzo soprano, anche se un mezzo soprano che ha una, poi una tessitura che va anche molto su verso la zona insomma più tipica dei soprani. Ma adesso, al di là di questi aspetti di registro, a Laura vorrei rivolgere la stessa domanda: quali sono gli elementi nella vocalità che tu hai trovato proprio tipici di Alessandro Solbiati? E magari invece altri in cui vedi una continuità o somiglianza con quella di altre espressioni della musica moderna e contemporanea. Buonasera, dunque, io credo che sia stata definita mezzo soprano semplicemente per dare una forma alle cinque voci, una forma classica al quintetto. Poi Solbiati ha comunque scritto per la mia vocalità, e lavoriamo insieme da 20 anni, fa un po' impressione dirlo, però è così. E la scrittura di Alessandro in un qualche modo mi è cresciuta, proprio perché ho iniziato a lavorare con lui quando ero ancora studentessa in conservatorio, e quindi ho familiarità con la sua penna. È molto melismatico. Lavora molto con queste vocali, con questo canto che si arricchisce, è come una formula che diventa sempre più densa, sempre più armonica, sempre più ricca. Poi lavora molto con i fonemi, con le sillabe, con le note puntate, ha questi slanci. Quindi comunque sia ho una familiarità con la sua scrittura. Poi la difficoltà dell'eseguire, dell'imparare a memoria le opere di Alessandro è massima, proprio per la densità orchestrale in cui le voci si incastrano quasi fossero strumenti anche loro. Poi vorrei aggiungere una cosa, che la scrittura di Alessandro necessita di un continuo contatto con il direttore. Non è una scrittura che può permettere di sentirsi liberi e di esprimere la propria arte. Cioè, sì, naturalmente, ma il contatto visivo con il direttore è fondamentale. Quindi in aggiunta c'è questa difficoltà di stare in scena, ma mantenere sempre il fuoco. Sì, non si ha mai l'impressione che ci sia un pezzo in cui uno canta e l'orchestra e tutto il resto accompagna questo canto, effettivamente. Peraltro, Laura, tu hai usato la parola densità. E poco prima Marco Angius sottolineava la trasparenza, due aspetti che non è facile far stare insieme, non sono in contraddizione l'uno con l'altro, ma non lo sono quando c'è una mano che sa ottenere la trasparenza anche usando tanta materia. C'è anche molto materismo, mi permetto di aggiungere, in quest'opera, questa sinfonia scenica di Alessandro Solbiati. E nel prossimo ascolto, credo che il prossimo ascolto però dia una risposta a quello che stiamo dicendo, cioè questo rapporto tra densità da un lato e trasparenza dall'altro. Questo ascolto riguarda un intermezzo, dunque l'architettura dell'opera è prologo, 6 scene ed epilogo, quindi sono 8 parti, ma tra l'uno e l'altro di queste 8 parti ci sono 7 intermezzi, che a volte sono una specie di eco della parte che si è appena fatta e a volte anticipano invece qualcosa che arriva dopo. Il rapporto tra l'intermezzo e una scena lo possiamo anche vedere in questo ascolto, che riguarda tutto il terzo intermezzo e l'inizio del terzo quadro, dove appunto appaiono anche dal punto di vista visivo, figurativo, questi mascheroni di cui tutti state parlando. E dopo questo ascolto
si tenga pronto Francesco Leprino, perché ci spiegherà anche quello che stiamo vedendo, oltre a quello che stiamo ascoltando. Quindi darei il via all'ascolto. Ecco, io giro subito la parola a Francesco Leprino. Noi vediamo
però ricordando prima che c'è una messa in scena, c'era una messa in scena in questo spettacolo che era quella curata da Franco Lipa di Meana insieme con Gianni Dessì, e il video è come un'ulteriore messa in scena, cioè non è la semplice rappresentazione dello spettacolo così com'era, ma era come un rimontaggio. Abbiamo già sottolineato quanto l'aspetto visivo, gestuale, sia parte integrante del progetto di Kandinsky da un lato e di Solbiati dall'altro, quindi credo che nessuno meglio di te, Francesco, ci possa spiegare quali siano state le linee guida del tuo lavoro. Beh, buon pomeriggio intanto. Devo premettere che fin da quando ero giovane mi porto dietro Il Sono Giallo, era uno dei miei miti di gioventù, insieme, non è casuale, al Festino in tempo di peste che Alessandro ha musicato nel Caro dei Canti. E devo dire che io vedo questo lavoro, diciamo, di scrittura di Kandinsky come una sorta di grande ossimoro, in cui voi avete parlato in precedenza appunto dei contrasti. Ecco, cioè, intanto è un grande ossimoro fra le tenebre e la luce. Avete sentito nel coro iniziale la frase tenebrosa luce, per esempio. E al tempo stesso è una grande ipallage, quella figura retorica in cui appunto sono messi insieme ordini semantici diversi. Lo stesso titolo, Il Suono Giallo, altre frasi che ricorrono nel coro iniziale, tipo sogni di pietra o rocce parlanti. E in realtà l'idea di Kandinsky, la sua Gesamtkunstwerk, opera d'arte totale, è totalmente diversa da quella di Wagner. Non c'è tutta la pesantezza di Wagner, è scarnificato. C'è un'estrema decantazione, possiamo dire. La traduzione in musica in parte si fa corpo, perché la musica è corporea, crea una drammaturgia, ha uno spessore drammaturgico addirittura che è più forte della presenza scenica dei cantanti, degli attori, eccetera. E quindi volevo un po' anche assecondare questa astrazione, perché noi abbiamo già una scrittura astratta che si fa concreta attraverso la musica, ci aggiungiamo la regia teatrale, ci aggiungiamo anche una regia video, allora diventa una cosa barocca, rischia di diventare una cosa barocca. Quindi, per esempio, in questo caso, a differenza dell'opera precedente che avevamo fatto con Alessandro, si è trattato di togliere, di cancellare. Ho operato proprio delle cancellature, come fa il mio conterraneo artista visivo Emilio Esgro, delle cancellature per arrivare a una sorta di mediazione particolare, perché un regista in realtà che cosa fa? Un regista, siccome deve fare il suo compito, aggiunge delle cose, in genere riempie il palcoscenico. Un regista di video che cosa fa? Attraverso il montaggio crea un altro ritmo ulteriore che si mette in relazione o in contrasto con quello che già c'è nella musica. E in questo caso ho cercato di fare un'operazione piuttosto diversa. Intanto le riprese sono state fatte per filmare la regia teatrale. E intanto c'è un elemento che è praticamente una cosa terribile per chi filma, è un nemico delle riprese, che è il tulle che si frappone fra la telecamera e il palcoscenico. Però questa presenza ha contribuito a creare una sorta di grana da vecchio film che ho assecondato, come ad esempio all'inizio del quarto quadro, dove c'è l'uso del bianco e nero e del rallenti, che ha contribuito in qualche modo a creare una sorta di tinta espressionista. C'è questa quasi negazione del filmare il rettangolo del palcoscenico, cioè non c'è mai una totale, a differenza che in Leggenda, per esempio, dove invece c'è una composizione scenica da valorizzare in maniera precisa. Quindi questo, fra l'altro, rapporto tenebre-luce di cui parlavo mi ha ricordato anche il mio rapporto con Gesualdo, perché nello stesso periodo del 2015 io stavo facendo una cosa su Gesualdo da Venosa, quindi ritornavano queste cose. E ci sono queste brevi frasi sceniche che evocano intenzioni teatrali,
che è giusto però che rimangano evocazioni. E quindi ci siamo basati, abbiamo lavorato di concerto con Alessandro Solbiati, sulla messa in evidenza di certi oggetti scenici creati appunto dall'Oceano Profondo, da Gianni Dessì. E quindi c'è stata intanto una riduzione al massimo, una cancellazione dei grandi movimenti scenici. Sono stati presi questi elementi che sono principalmente la spirale Ghirigori che si vede, si è visto all'inizio nel prologo, che ritorna, la stanza parallelepipedo che si trasforma, i mascheroni o menoni che rappresentano i giganti, questa sorta di piattaforma che sembra quasi un monolite di 2001 di Sé nello spazio, la casa silhouette con l'omino, il triangolo giallo, la lanterna finale tenuta in mano appunto dalla mano, ecco questi elementi. E poi soprattutto, questo si vede all'inizio proprio nel prologo, le sfocature, gli effetti un po' caleidoscopici, per creare proprio questo clima di astrazione, specialmente quando si filma l'orchestra o quando si filma il coro. E le figure poi si fanno più evidenti con l'entrata dei personaggi. E poi l'uso dei rallenti estremi, l'isolamento dei personaggi in una sorta di nulla scenico esistenziale, un po' scavando il nero intorno, rimpicciolendoli a volte per accentuare questo effetto del nulla, del non luogo. E quindi, ecco, queste sono state le linee fondamentali. Non so se c'è qualche domanda che vuoi farmi in particolare. No, ritorniamo senz'altro perché, tra l'altro, sono anche convinto del fatto che uno che veda il video nella sua interezza poi coglie quali sono, diciamo, queste linee, le coglie, molto più che non con qualche frammento qui e là, dove è difficile. Poi ho un paio di domande più specifiche, ma rimando a dopo, perché vorrei adesso ritornare a Nicola Sani innanzitutto, perché il lavoro richiede di per sé stesso, per come è concepito, un certo tipo di collaborazione in chi è incaricato di realizzarlo, di metterlo in scena. Come hai visto tu, che poi alla fine, in quanto sovrintendente e direttore artistico, eri, diciamo, poi l'ultimo e il primo responsabile di quello che accadeva nel tuo teatro. Come è avvenuto, diciamo? Certo, Enrico, ti ringrazio perché questa domanda mi porta indietro un po' in un momento molto bello e anche, diciamo, stimolante per quello che è stata la mia attività in quel campo, in quel momento, appunto, direttore artistico e sovrintendente del Teatro Comunale, ritornare a pensare al Suono Giallo è veramente pensare a un momento di grande collaborazione collettiva. Tutti abbiamo creduto in quest'opera, io naturalmente per primo, ma con me fu Vittorio Macciardi, che adesso è sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna e che veramente ha fortemente voluto questa realizzazione, come anche le altre che abbiamo realizzato in quegli anni che ho detto prima. Ma su questa realizzazione, ecco, vedete, le immagini devono far riflettere, no? Le immagini e l'ascolto deve far riflettere. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, e che cosa abbiamo sentito in questi primi esempi, e ne sentiremo ancora, un coro grande, straordinario, perché il coro del Teatro Comunale di Bologna non ha veramente rivali, è uno dei migliori cori al mondo, soprattutto per quanto riguarda il teatro musicale e il teatro musicale contemporaneo. Ricordo ancora con emozione quando abbiamo fatto in diretta Rai il canto sospeso di Nono in occasione del 70° anniversario della resistenza, della guerra di liberazione, e il bellissimo, le bellissime produzioni anche appunto su linguaggi più estremi che sono state fatte. Abbiamo realizzato la prima italiana di Kong Song Park di Giacinto Scelsi e tante altre cose. Quindi un coro importante che affronta in maniera molto professionale. Con questo voglio ringraziare e ricordare il contributo dato da Andrea Faidutti, il direttore del coro di quel periodo del Teatro Comunale di Bologna, che veramente si è distinto
proprio anche in questo tipo di produzioni, senza affrontate in maniera molto seria, molto rigorosa e con risultati, sono sotto i nostri occhi e le nostre orecchie. Dall'altra parte tutto il gruppo, tutto il team creativo del teatro che ha coadiuvato il progetto di regia, le bellissime luci di Daniele Naldi, insomma, diciamo che e poi una grande orchestra che ha affrontato quest'opera e questa produzione musicale di Solbiati in maniera altrettanto professionale, seria e rigorosa. Un'altra orchestra di un teatro d'opera che, devo dire, per gli anni che sono stato a Bologna, anche questa si contraddistingue nel mondo per le proprie realizzazioni e le proprie produzioni. I titoli che ho fatto prima fanno capire che tutto quello che abbiamo affrontato e l'area, anche l'indirizzo, se vogliamo, estetico della mia direzione, riguarda un tipo di approccio anche radicale, anche sperimentale, che molto deve comunque al retaggio dell'avanguardia, all'innovazione, quindi una musica che si prende dei grandi rischi, così come se li è presi Alessandro Solbiati in quest'opera, e che riesce a rendere quel tipo di sonorità, che non è una sonorità tradizionale, non parliamo di una musica tonale, non parliamo di una comunicazione neomelodica, parliamo di un vero teatro musicale contemporaneo senza se e senza ma. Quindi questo è quello personalmente a cui io credo di voler dare spazio. Questo non ha le sue idee, ovviamente, ma per me questa è la direzione che ha molto da dire nell'ambito ancora di nuovo, nell'ambito del linguaggio musicale e del rinnovamento in generale dei linguaggi artistici. Quindi questa, diciamo, collaborazione è stata un fatto importante in un teatro di opera che, ricordo, in quel periodo Enrico affrontava un momento difficile della sua esistenza. Attraversavamo una crisi molto profonda, forse qualcuno ricorderà in quel periodo tutti i piani di risanamento, la famosa legge Bray, eccetera. Il teatro ha affrontato e ha risolto, posso dire con grande orgoglio, durante il periodo della mia sovrintendenza, ma poi ancora avanti, coadiuvato appunto da Fulvio e dagli altri, abbiamo attraversato un momento difficile che abbiamo risolto con grande realismo e senza rinunciare in nessun modo a quello che è il ruolo, il ruolo di un teatro musicale, di un teatro d'opera oggi, cioè il ruolo di innovazione, di testimonianza e di innovazione, ma soprattutto di fornire mezzi di produzione alla generazione attuale di autori. Questo è un fatto di cui non c'è, secondo me, abbastanza responsabilità. Noi l'abbiamo dimostrato, si deve ritornare, fare i conti come si deve, tenere i conti sotto controllo, al tempo stesso fare innovazione e soprattutto dare quelli che sono i sistemi, gli unici mezzi di produzione. Non è che, se vogliamo avere una grande orchestra e un grande coro, non ci sono che le fondazioni liriche. Se le fondazioni liriche non mettono questi mezzi a disposizione della generazione di artisti attuali, semplicemente questi non potranno creare e quindi realizzeranno lavori magari con sistemi di fortuna, piccoli ensemble, con tutto il rispetto per i piccoli ensemble, per carità, ma spero che stiate comprendendo quello che voglio dire. Credo che quegli anni di Bologna e una produzione come quella del Tuono Già Alessandro Solbiati hanno dimostrato che quando questi sistemi vengono dati a chi ha qualcosa di importante ed interessante da dire, i risultati poi sono straordinari, perché il Tuono Già appartiene ai grandi capolavori del teatro musicale del nostro tempo. Molto bene. A proposito, prima avevamo accennato a un tema che mi sembra molto importante. Io lo sottolineo sempre perché trovo che ogni lavoro di teatro debba necessariamente avere una sua, appunto, so che Alessandro non ama la parola struttura, parliamo di architettura se vogliamo, però deve avere un suo disegno formale, e questo disegno formale non è soltanto, diciamo, un disegno astratto, ma è anche ciò che proprio dà un'articolazione e quindi un ritmo teatrale. Non sto parlando del ritmo della musica, proprio un passo teatrale. E da questo punto di vista sono molto curioso di conoscere l'opinione sia di Marco Angius, che ha il compito di restituire al pubblico
questo è la struttura stessa, è parte di quel nitore e di quella trasparenza di cui tu parlavi prima, quando ti riferivi in maniera più specifica alla scrittura musicale di Alessandro. E poi, appunto, oltre all'opinione di Marco, che aveva il compito, certamente non semplice, di, come dicevamo prima, di restituire questo disegno e anche capirne un po' l'origine da Alessandro Solbiati, il quale sono certo avrà anche tante cose da commentare e da aggiungere ai non pochi spunti che sono emersi dalla discussione che abbiamo avuto finora. Marco. Beh, ci sono due dimensioni. C'è la dimensione vocale che è rappresentata da tre livelli, un coro grande, un coro piccolo e cinque giganti. E questi cinque giganti si riuniscono nella sesta scena in un mottetto di luce, cosiddetto mottetto di luce, un mottetto a cinque voci, appunto, che richiama ovviamente una dimensione vocale, ecco qui si vede la foto, cantata proprio a leggio, come se fosse un gruppo rinascimentale, diciamo. Questo è un aspetto importante, perché in una scrittura così articolata come quella di Solbiati emergono questi momenti, come dire, cameristici, ma anche di una vocalità che è senza tempo. Questo è un aspetto molto importante. Quindi abbiamo una dimensione di grande coro, che però è disperso nella platea, in qualche modo è impalpabile, ovvero è anche molto travolgente, diciamo così, ma è disperso nello spazio. Mi ricordo che abbiamo discusso, ma non esagero, un anno per capire dove mettere questo coro, e alla fine il coro era di spalle al direttore, a proposito di quello che diceva la Catrani prima del contatto visivo, che era la Catrani girava per la platea, quindi il contatto visivo, diciamo, era relativo. Quindi per rendere ancora più, come dire, più articolato lo spazio, c'era lo spazio scenico con la presenza di questi volti enormi, c'era lo spazio del pubblico, della platea, quindi c'erano diverse sorgenti sonore. È chiaro che poco dopo avrei fatto il Prometeo di Nono, quindi diciamo, il collegamento con questa idea di spazialità musicale era mi stava molto a cuore, diciamo così. Quindi si va da una situazione generale di grande coro a un coro piccolo che partecipa alla danza, che non è una danza del ventre, è una danza abbastanza complessa, perché è una partitura, diciamo, proprio nella danza ci sono delle variazioni, ed è una delle parti più, forse più complesse della partitura, che però, diciamo, personalmente trovo una grande affinità con la scrittura di Solbiati, perché, come diceva prima Enrico Girardi, ha questo materismo, cioè materismo significa anche plasticità del suono, no? Quindi per un direttore è anche importante percepire questa dimensione plastica della musica, che può essere scolpita nel momento, nel tempo. Ecco, questa è una dimensione, perché per esempio tutti i pezzi di Alessandro che ho diretto, e compresa quest'opera, mantengono sempre, cioè c'è la dimensione strutturale, c'è la dimensione rigorosa che è estremamente importante, e nello stesso per la forma generale, ecco, a proposito della tua domanda sull'architettura globale. Quindi c'è una macroforma, c'è un'architettura molto individuata, che cambia sempre in maniera prismatica a ogni scena, fino ad arrivare al culmine su una nota sola. C'è questa dimensione vocale e poi ci sono gli intermezzi. Addirittura io qualche anno fa ho invitato qui a Padova Alessandro, come ho commissionato proprio una sorta di raccolta di questi intermezzi del suono giallo, che sono diventati una sinfonia all'interno dell'opera, in qualche modo, proprio perché c'è questa alternanza tra vocalità e strumenti, e in questo anche io trovo che questa musica riproietti anche fuori del tempo, al passato, cioè la musica vocale, la musica strumentale, quindi una dimensione di drammaturgia musicale
che però ha questi, riesce a creare questa, questi collegamenti, diciamo, ecco, con la musica di altre epoche. Alessandro, c'è tanta carne al fuoco. Sono curioso di sentire le tue opinioni, e forse sei quello che ha parlato meno finora. Beh, ma è bello ascoltare gli altri. Sento una sorta di sintesi. Allora, alla base c'era un'ambizione e una riflessione. Cioè, è possibile rendere opera, attenzione, ci ho tenuto, è vero che ho detto tanto spesso sinfonia scenica, ma curiosamente ho detto molto sinfonia scenica su Leggenda, dove c'era veramente un arco narrativo netto, e ho sottolineato un po' paradossalmente il termine opera, scenica, per spongiarlo. È possibile rendere opera, in tutti i sensi della parola opera, un testo che è un metatesto, quello di Kandinsky, che non contiene una vicenda precisa e che non contiene nemmeno un testo? Questo è il punto di partenza. Allora, la prima reazione musicale, da questo punto di vista recupero il termine di sinfonia scenica, è quello però, e questo è uno simbolo, cioè tanta astrazione che c'era nella scelta del testo, eccetera, ho contrapposto, penso, una musica particolarmente, fatemi dire, reale, cioè con un gesto molto netto, delle figure molto nette, molto chiare, penso, nel breve tragitto, ma anche nel tragitto complessivo, nella direzionalità totale. Cioè una musica che fosse da teatro, su un testo che viceversa non sarebbe tanto. Poi, l'operazione sul testo, io faccio sempre io i libretti delle mie opere, non perché abbia ambizioni wagneriane, ma perché non sopporto che un altro mi dica le parole che deve utilizzare. E cosa ho fatto? Ho messo i due testi di Kandinsky, li ho lasciati dove dice lui, cioè nel prologo c'è il testo più lungo. A proposito del coro, Kandinsky dice nel tono giallo che il coro deve essere sul fondo della scena, coperto, ma... Lui dice coperto ma visibile, che tra l'altro è uno straordinario altro simbolo, perché non sa cosa voglio dire. E l'altro piccolo testo nel secondo quadro. Ma poi che cosa ho fatto? Ho fatto un'operazione che ho preso da una cosa che non c'entra niente, se volete, che è la Noce Oscura di San Juan de la Cruz. Cioè, lui scrive la poesia e poi il capitolo, l'opera filosofica, teologica, filosofica, e il commento un verso dopo l'altro di questo testo che dà tutto all'inizio. Io do tutto il testo dove lo mette lui, soprattutto all'inizio, poi ho frantumato il testo ritagliandolo a fettine e rileggendone quelle parti che permettevano di mettere in scena l'altro percorso, la mia vicenda. La vicenda di quest'opera è la nascita di un'opera. L'ultima frase del testo che ho aggiunto è: con pazienza e vero amore la forza interiore finisce dall'anima, guida la mano e si incarna nell'opera. Quindi finisce con il fatto che nasce l'opera. E a questa frammentazione ho aggiunto i brandelli del testo aggiuntivo, che è sempre cantato dal coro grande. Aggiungo un'ultima cosa rapidamente, di perché ci sono gli intermezzi. Gli intermezzi nel mio progetto originario sono dovuti a un motivo. Io, nella mia visione scenica, io parto sempre anche da una visione scenica, non è stata quella a cui si è riferito il regista, ma questo è normale che succede in un teatro. Gli intermezzi dovevano, come dire, mettere in scena il palcoscenico, in un settore differente del palcoscenico, una seconda vicenda. Io immaginavo una sorta di grande totem, di oggetto velatissimo e copertissimo, e qualcuno che a mano lo svelasse. Cioè, gli intermezzi dovevano seguire il percorso intrecciato, quello della rivelazione progressiva dell'opera. Sommate tutto questo, si ottiene il tentativo, come dire, coraggioso, se mi permettete, di trovare una risposta alla domanda: riesco a chiamare opera qualche cosa che parte da un livello di espressione di questo genere, ma io non voglio fare una cosa teorica, concettuale, bensì un'opera che scrive teatro? La risposta è un pochettino a voi, tutti hanno lavorato meravigliosamente per mettere nel migliore dei modi in scena tutto questo lavoro. Chiarissimo. Dunque, è già rientrata nel discorso questo momento, diciamo, il climax dell'opera è danza. È il momento in cui, forse potremmo dire, per stare all'idea della creazione, in cui appunto si raggiunge come una compiutezza, che poi sarà anche, e lo dico già a tutti, una domanda che vorrò rivolgere alla fine a tutti, cioè se alla fine appunto ci resta in bocca il sapore di una cosa compiuta. In ogni caso, dicevamo, danza è il climax.
L'importanza di questa scena è già stata sottolineata fin dal principio da Alessandro, perciò senza tante altre parole, senz'altro possiamo mandare questo terzo segmento video che è relativo appunto al quinto quadro, quinto, non sesto, non l'ultimo, e forse anche in questo c'è un perché che ha appunto questo momento della danza. Dunque, abbiamo detto che non c'è un protagonista di una storia nel Suono Giallo, però non c'è dubbio che in questa scena la grande protagonista sia Laura Catrani. Ci vuoi dire, Laura, cos'è stato interpretare questo segmento così, così importante e così, così bello anche dell'opera?
È difficile dirlo, mi rendo conto che quando si è in produzione molte cose sfuggono, in quanto siamo dentro una un meccanismo, una macchina di cui noi siamo solamente un piccolo segmento. E tra l'altro mi mancava proprio la visione del tutto, e la visione che io ho avuto quando ho ricevuto il DVD e ho potuto vederlo tutto intero. E perché durante la lavorazione o siamo in quinta o siamo sul palcoscenico e ci stiamo comunque stiamo lavorando, e quindi non sappiamo cosa succede dietro e non sappiamo qual è l'arcata totale del lavoro. E rivedere la danza è stato emozionante, perché ho capito appunto l'arcata, ho capito cosa stavo facendo in quel momento. Mentre lo stavo facendo era più un eseguire, essere e fare, e cercare di dare il massimo. Che, certo, questa non è una danza nel senso tradizionale del termine, non è quello che uno si potrebbe aspettare quando sa che adesso arriva la danza. Nello stesso tempo, però, io ho molto forte la percezione, ma vorrei misurarla con la tua opinione, con quello che tu sentivi facendola, che l'aspetto della vocalità è molto importante, ma non è meno importante in questa scena l'aspetto della fisicità che tu ci hai messo nell'interpretarla, anche senza fare appunto dei passi di danza comunemente detti e ritenuti tali, anche in certi momenti stando fermo, ma è molto fisico, molto fisica la tua presenza. Mi sbaglio? No, non sbaglio affatto. Comunque cantare è essere, e anche essere con il corpo. E questo, la scrittura di questa danza che richiedeva assolutamente una grande presenza, proprio per la tessitura, queste grandi note tenute lunghe, in trillo, questi melismi. Quindi sì, la danza era più un movimento interno che poi si esprimeva nella forza. Chiaro. Torniamo al video, perché so che sia Alessandro Solbiati sia Nicola Sani avevano desiderio di fare qualche osservazione sul video di Francesco Leprino, e quindi pregherei di farla ora, e poi Francesco Leprino può appunto reagire alle loro sollecitazioni. Chi vuole iniziare dei due? Nicola? No, Alessandro. Alessandro. Velocissimo. Allora, intanto una cosa su quello che abbiamo appena visto. Attenzione, la danza in Kandinsky è il coagulo di tutte le arti. La danza è nel quinto quadro, è il cuore di tutto, perché finalmente si arriva all'individuo che si libera nel suono, nella luce, nel movimento e nella musica. Questo è il motivo per cui la danza è centrale in Kandinsky e anche in quello che ho fatto io. Il video. Scusa, Alessandro, scusa se ti interrompo. Allora, se è così come hai appena detto, come mai danza è il quinto quadro, non l'ultimo, come dire, il punto d'arrivo? Perché è in Kandinsky che nel quinto quadro un individuo, una figura bianca che danza. In questo caso sono stato molto, molto... Perché il sesto quadro è la sublimazione, si va al di là. La danza è quella con cui si è arrivati all'individuo creativo e alla creazione, che coagula in opera, ma il culmine, il momento in cui si arriva all'idea è la danza. Quindi è lui che la mette nel quinto quadro, non è colpa mia. Il video, in questo caso devo dire che, forse questo Nicola poi confermerà, che mi sembra che siamo quasi nel campo della videoarte, cioè la produzione video vuole andare al di là del dato scenico, non è il documento di quello che è successo in scena, e questo credo che sia perfettamente ancora più nella linea di Kandinsky, che non poteva sapere che sarebbe esistita la videoarte, ma di fatto il passo successivo è renderla un'opera ulteriore. Il lavoro fatto con Francesco che è stato pazientissimo, e lo ringrazierò per sempre. Io da tanti anni lavoro con lui ed è di una pazienza vera, santificato credo per questo, perché aveva lavorato secondo per secondo tutto ciò. Si arriva a una sorta di nuova opera, e anche questo forse è uno sguardo al futuro. Nicola? Sì, credo che hai perfettamente colto nel segno, Alessandro, e cioè
Francesco Leprino non realizza un video di documentazione, ma realizza un video che sta nella dimensione dei grandi video d'arte. Ha ben presente Francesco la storia e lo sviluppo della videoarte, io penso a Repond di Robert Cahen, penso a Désert di Varese interpretato da Bill Viola, cioè quando la videoarte incontra il fatto musicale e ne fa qualcosa che appartiene a un linguaggio tipicamente intermediale, ma lo sviluppa, diciamo, a partire comunque da un fatto esecutivo. Questo secondo me è un ulteriore elemento che dà, proprio a partire da quello che dicevo prima, che dà alla creazione contemporanea una forza assolutamente propria e innovativa e nuova. Ma a proposito di questo, vorrei chiudere dicendo che in questo periodo di lockdown in cui abbiamo vissuto questo drammatico momento del Covid-19, si è parlato molto di streaming, quindi dello streaming che uccide la musica, eccetera. Questo non è vero. Lo streaming è uno strumento che può essere uno strumento espressivo, non soltanto di documentazione. Un progetto come quello che ha realizzato Leprino potrebbe essere un progetto che con lo streaming si potrebbe confrontare in maniera dinamica, potrebbe avere appunto delle dimensioni da una piattaforma creativa, e credo che la prospettiva intermediale sia quello che oggi può dare al teatro musicale, al nuovo teatro musicale, un elemento di forza che lo caratterizzi nell'ambito proprio del progresso dei linguaggi artistici del nostro tempo. Francesco, tutti tessono elogi sul tuo intanto li ringrazio, sono troppo buoni. Devo dire che questo è un parto in collaborazione con Alessandro, diciamo, prima di tutto. Volevo fare una curiosità. In questa scena della danza, non so se è un caso, ma è citato in qualche modo Magritte, il famoso quadro Golconda con le donne che scendono dall'alto, e Magritte è un pittore pregno di danza, ecco, non so se è casuale questa cosa o se è nell'inconscio del regista o di chi, insomma, ma a parte questo, io vi ringrazio, si fa quel che si può, non credo sia videoarte perché in qualche modo è finalizzato a qualcosa di preciso. Però per concludere volevo rispondere alla domanda di Enrico: cosa ti lascia? È un'opera compiuta? Allora, io credo che questa opera sia un'opera emblematica, nonostante si arrivi al momento della creazione, rimane un'opera aperta, rimane emblematica, è un'opera incompiuta, e in quanto incompiuta, estremamente compiuta. Adesso non voglio citare Cage, che diceva un'opera finita, appunto finita, ma ti porti a casa delle sensazioni talmente forti che poi si possono tradurre in domande e anche in energia creativa, in pensiero creativo, proprio perché non c'è questa determinazione. È l'eredità che ci ha lasciato Kandinsky e che ha raccolto molto bene Alessandro, credo. Ecco. No, questa è una bellissima osservazione. Anche perché in qualche modo spiega un effetto che produce la musica, soprattutto verso la fine, dopo quell'ultimo quadro dove appunto c'è la sublimazione di quel momento, e poi l'epilogo. L'epilogo che a poco poco si estingue, resta in una nota, forse non è una nota casuale, magari Alessandro ci spiegherà anche questo, ma tutta la parte finale, quindi non solo l'epilogo, ma già da prima, ci lascia come un effetto, sì, di una cosa che ha raggiunto una sua forma, ma che non è compiuta nel senso in cui, diciamo, metaforicamente è compiuta l'opera del creatore. Non so come a dire che appunto l'arte, la creazione artistica, arriva, può produrre cose, il bello, che è già il più alto dei traguardi a cui possiamo ambire, ma non un'idea di cosa appunto definita, compiuta. E su questo, Alessandro, sono curioso di conoscere la tua ipotesi, perché sono il tuo pensiero, anche perché abbiamo iniziato anche questa trasmissione parlando del fatto che c'era l'urgenza di
di dire la propria visione del mondo come uno degli elementi che ti ha portato verso il teatro? Ecco, difficile domanda. Questa voleva essere, vedo che siete d'accordo, voleva essere per una volta, perché io in realtà spesso quando scrivo musica tendo a, ho il rischio, mi faccio un'autocritica, di voler fare il bel finale, cioè qualche cosa che chiude bene, lo happy end, diciamo. In questo caso quest'opera voleva aprire delle domande, molte domande, da tutti i punti di vista: che cos'è opera, qual è il percorso psico-emotivo, come ho detto spesso, del creatore, eccetera, eccetera. Se questo può diventare opera in senso classico di essere sul teatro, se la produzione video diventa un'opera sull'opera, e volevo lanciare una serie di domande che rimanessero aperte in quel finale di sublimazione e di andare via su una nota, effettivamente. Vorrei che ti metti presente, per chi non è fosse a teatro, che il coro che canta nel finale, che ha dell'epilogo, adesso vedremo, è fuori scena, cioè finalmente stavolta è veramente fuori scena come Kandinsky chiede, ma Kandinsky non chiedeva di cantare nel finale, quella è un'aggiunta mia, e canta quella frase che ho letto prima, perché anche il coro è fuori scena, tutto è svuotato, c'è un gesto molto bello, c'è un oggetto bello che è questa luce della lanterna, ma tutto vuole essere una cosa che rimane il più aperta possibile. Infatti la penso come un'opera aperta anche nella mia vita, effettivamente. Dunque, prima di passare a quest'ultimo ascolto, a seguito del quale poi ci saluteremo, magari avremo spazio per qualche breve battuta, adesso volevo lasciare la parola all'ospite, cioè colui, al padrone di casa, cioè a Giuseppe Scali, senza il cui lavoro noi non avremmo la possibilità di ascoltare la musica del suono giallo su Spotify e sulle altre piattaforme e di vedere il video di cui abbiamo parlato di Francesco Leprino sul suono giallo. Ecco, Giuseppe Scali, se vuoi dirci la tua, appunto da padrone di casa, su questo progetto così ricco, così importante. Sì, no, non direi che c'è un padrone di casa. Quando collaboriamo, ovviamente il padrone di casa è l'opera fondamentalmente, e quindi le manifestazioni dell'opera, che sono i prodotti che nascono. Appunto, ora il mio compito in questo caso è proprio di portare l'attenzione sul prodotto, e lo faccio grazie anche all'ausilio del sito dell'Ema Vinci, così io posso mostrarvi un attimino quello che appunto è il prodotto sia fisico che digitale. Allora, ecco, questo che vediamo è il Lebo, anche se qui è una forma quadrata, praticamente è la serigrafia che è stampata sopra al DVD vero e proprio, quindi dovete immaginarla rotondo e con al centro questa figura sospesa sotto un ceto. Poi abbiamo il rivestimento che tiene insieme sia il CD, quindi il label vero e proprio, cioè quello che appunto viene messo per ascoltare nei vari lettori, e il libretto. Ecco, questo è piegato su se stesso, ovviamente, e quindi abbiamo il fronte retro. E poi abbiamo un ricco libretto che all'interno appunto del DVD, dove abbiamo riportato delle foto, e poi una importante anche testimonianza di Alessandro, che ha parlato, ha spiegato molto bene, diciamo, questo lavoro che ha fatto. Come vedete, questa è tutta la parte del libretto. E poi abbiamo anche una testimonianza che rimane sul nostro sito, appunto, che è la pagina ufficiale del DVD, e quindi del lavoro, dove qui ovviamente si può acquistare. E poi fondamentalmente sono riportati sia i contenuti del libretto, ma anche poi eventuali reference che possiamo trovare, appunto, che parlano di questo lavoro qua. Questa è la parte del formato fisico. Il formato invece digitale ha due aspetti: uno solo sonoro, che quindi su Spotify qui possiamo ovviamente ritrovare le tracce, ma non solo su Spotify, ovviamente su tutti
le piattaforme digitali, e altre piattaforme tipo Amazon invece in questo caso possiamo avere sia l'acquisto del CD che anche l'ascolto delle varie tracce. Online possiamo anche avere, troviamo dei frammenti che appunto vanno a testimoniare tutta la parte del video, e col nostro sito, dal nostro sito è possibile anche eventualmente acquistare e scaricare, diciamo, acquistare il video. Noi normalmente realizziamo poi dei comunicati stampa che vanno a fare, che ovviamente presentano i vari lavori, e ecco, questo è un po' tutto. Non mi voglio dilungare perché vedo che oggi è stata una puntata veramente molto interessante, come anche le altre, però vedo che siamo andati appunto più a lungo delle altre. Enrico, ridarei a te la parola per appunto portare avanti ancora la nostra puntata. Sì, dunque, grazie Giuseppe. Io adesso ascolterei quest'ultimo frammento, che è proprio la parte conclusiva, e dopodiché ci ritroviamo un momento per i saluti o per un'ultima battuta o precisazione che ciascuno può fare, anzi è invitato a fare. Quindi ascoltiamo l'ultimo segmento di epilogo.
Eccoci, dunque una battuta conclusiva chiedo a ciascuno. Laura. Dunque, è un onore, è sempre un onore vedere nascere le cose, la musica contemporanea che prima non esisteva, e quindi mi sento sempre molto onorata e felice di quando posso far parte di questo, di questa esperienza. E noi di vedere te su un palcoscenico, che affronti una prova così impegnativa e così bella allo stesso tempo. Nicola. Vorrei ricordare assieme a Laura Cattrani gli altri protagonisti di questa impresa. Sono stati il soprano Alda Caiello, il tenore Paolo Antonietti, il baritono Maurizio Leoni e il basso Nicholas Isherwood. Ricordavo prima Andrea Faiduti come direttore del coro, che appunto ha affiancato Marco Angius in questa bellissima produzione del coro orchestra del Teatro Comunale di Bologna, e vorrei ricordare la partecipazione di tutti, di tanti ragazzi, giovani allievi della Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone, sempre per tornare a quella bella presenza collettiva e collaborativa. Una bellissima esperienza, questo suono giallo penso che lascerà una traccia profonda. Anche tu Marco la ricordi come tale? Sì, assolutamente. Trovo che il finale scelto da Solbiati, che ha innestato un nuovo testo su quello di Kandinsky, sia stata una grande idea, una grande trovata, cioè il tormento dell'artista, no? Che alla fine il problema fondamentale è la creatività e anche l'interlocutore, cioè a chi trasmetto le mie inquietudini. Quindi sono stato anch'io molto felice di essere... di aver fatto parte di questa compagnia, e penso che con Sorbiati in futuro ci siano ancora occasioni. Non è una minaccia, è un auspicio. Francesco Leprino. Io sono felice di... mi sentite? Sì. Sono felice di aver messo la ciliegina sulla torta di questa magnifica torta che è stata fatta da tante persone con grande, grande intelligenza, ma con grande passione, grande creatività, e che è, come dire, un oggetto d'arte a tutto tondo che funziona a vari livelli benissimo, veramente. No, benissimo non va bene, perché sennò... Alban Berg dice guardava con sospetto il successo del Wozzeck. Alessandro, a te l'ultima battuta naturalmente, farò due curiosità brevissime. La prima è se quest'opera, cioè se ce ne sarà qualcosa di nuovo in futuro, sempre legato al teatro musicale. E la seconda, ovviamente, no, questo mi finale è una nota, come mai quel mi? Certo, l'ultima cosa, qualcuno qua di fianco non vuole che io lo dica, io finisco spesso sul mi. Il mi è la e la e è l'iniziale di mia moglie Emanuela, senza la quale non farei niente di quello che faccio, che quindi ringrazierò sempre. Lei non voleva che lo dicessi, ma se me lo richiedi lo dico. Sì, un quarto progetto teatrale nel mio cuore da un po' di anni, su un testo che è un mio filo conduttore su cui lavorai già più di 30 anni fa, ma a cui voglio dare adesso il senso di un'opera, e che spero possa andare in scena nel 2023, ma siccome siamo tutti scaramantici non dico di cosa si tratta perché è pericoloso. E gli ultimi 10 secondi sono un grande ringraziamento. La cosa che avrei detto io in questi 10 secondi è un ringraziamento a tutti costoro, cioè a Nicola che ha accettato il progetto, al Teatro Comunale, e parto ancora dal nome di Fulvio Macciardi, che me l'hanno realizzato con questo amore, con questa passione, a Marco Angius, impareggiabile direttore, devo dire, con lui si può non andare alle prove, tanto l'autore è tutto inutile, a tutto il cast di cui qui c'è solo Laura, che mi sopporta per come scrivo per le voci, a Francesco che ha sopportato questo lavoro immenso alla produzione video, al non visibile adesso, a Giuseppe Scali, che accetta questo progetto di fare DVD, come dire, testimonianza del teatro musicale contemporaneo, è una cosa che nessuno fa oggi. E finisco un ringraziamento a te, Enrico, per come stai gestendo questi incontri, perché lo stai facendo secondo me molto bene. Quindi un grazie di tutto cuore, non retorico, a tutti voi.
Sì, no, anche il mio è non retorico. In realtà siamo stati un po' lunghi, mi scuso con chi ci ha ascoltato, però sono anche certo che insomma, la densità non è solo un aspetto della musica, ma il tema stesso non è un tema semplice, richiedeva di essere minimamente approfondito, e se per un po' ci siamo riusciti, credo che questo possa essere il principale motivo della nostra soddisfazione. Quindi un saluto caro e cordiale a tutti, e arrivederci a giovedì prossimo con il quarto e l'ultimo di questi incontri dedicati alla versatile musica di usciamo da teatro la prossima volta, ritorniamo, andiamo sulla musica pianistica con della musica di Alessandro Solbiati. Caro saluto a tutti e arrivederci.